grandissimo questo concerto alla Terza, è stato bellissimo, un sacco di gente, ci siamo divertiti, come sempre la Terza risponde alla grande perché c'è uno spirito felice e questo ci riempie di gioia, quindi speriamo di ritornare presto, il prima possibile, per divertirci tutti insieme. Grazie, arrivederci. Ah, intanto prima di presentarci dobbiamo ringraziare l'associazione Pro Madonna delle Grazie per averci invitato qua alla Terza. Devo dire che sti ragazzi sono veramente bravi, eh. C'è bisogno di coraggio per organizzare la varie manifestazioni, insomma, so che ne fanno tante e hanno cominciato, diciamo così, col botto. Facciamoli un applauso grande, bisogna sostenere i ragazzi che fanno queste robe. Ecco di cosa sono stati capaci quei simpatici ragazzi dell'associazione Pro Madonna delle Grazie di La Terza. Una serata fantastica, un fiume di gente proveniente da tutti i paesi limitrofi solo per i Terra Ross, perché con loro si balla e si balla sempre. Benvenuti alla Terza, al grande evento organizzato dall'associazione Pro Madonna delle Grazie, l'evento intitolato La Terza Folk Fest, con la partecipazione del gruppo musicale I Terra Ross, e la serata è arricchita con i mercatini, stand gastronomici e tanti altri intrattenimenti per i bambini. È bello vedere la partecipazione di così tanta gente proveniente anche dai paesi limitrofi, vedere la gente ballare e divertirsi è la giusta ricompensa per il lavoro svolto in questi mesi. Questo evento, intitolato La Terza Folk Fest, nasce per mantenere vive le nostre tradizioni e regalare un momento di divertimento e spensieratezza alla nostra città. Con i Terra Ross e le loro canzoni popolari crediamo di aver rappresentato al meglio questi idee. Ne approfitto per fare alcuni ringraziamenti a partire dall'amministrazione comunale che ci ha permesso di fare tutto questo, alla polizia locale, alle varie associazioni che hanno partecipato come il SER, il servizio dell'ambulanza. Inoltre un grazie a tutti i tesserati dell'associazione Pro Madonna delle Grazie che tutti insieme partecipano attivamente a proporre e realizzare iniziative per il nostro territorio. Ad oggi contiamo circa 130 tesserati, per la maggior parte giovani ragazze e ragazzi. Siamo già al lavoro per l'organizzazione di altri eventi ed in particolare del Carnevale 2025. Sperando di avere la stessa partecipazione della scorsa edizione, auguro a tutti una buona estate. Una piacevolissima serata questa sera, La Terza, come terzo evento del cartellone della La Terza Estate. Abbiamo visto veramente tantissima gente provenire dai paesi limitrofi e questo lo dobbiamo grazie ai ragazzi dell'associazione Pro Madonna delle Grazie. È un gruppo di ragazzi, sono davvero una forza della natura e abbiamo, diciamo, voluto contribuire a questa loro sfida quest'anno perché hanno deciso anche di cambiare location, infatti ci troviamo in Viale Europa e abbiamo appunto voluto contribuire a questa loro nuova sfida proprio perché sono veramente un'associazione di ragazzi e volevamo proprio contribuire alla loro crescita sul territorio. Stanno cercando sempre di riportare le tradizioni del nostro territorio e di questo veramente non possiamo che esserne orgogliosi e ringraziarli ancora una volta per questa bellissima serata. Stasera non faremo questa musica, ma faremo quello che facciamo normalmente, ovvero musica neomelodica napoletana. Sulle mani tutti. Tutti quanti con le mani, dai la Terza le mani, non si sentono le vostre mani. Giovani per piacere, datemi un po' la mia voce qua dentro. Tutti quanti forte. Voglio ringraziare da subito l'associazione Madonna delle Grazie, un'associazione nata qualche tempo fa ma che subito si è distinta nel territorio per la sua grande disponibilità. Quest'oggi ci propongono al nostro territorio questa serata straordinaria dove riprendiamo le tradizioni folk, la nostra cultura tradizionale del territorio a cui sono abbinati anche
delle aree adibite per degustare quelli che sono i prodotti enogastronomici del nostro territorio. Tutto questo viene inserito nel cartellone estivo di La Terza Estate, un cartellone ricco di eventi, insomma un'estate straordinaria. Ringrazio anche l'associazione della Consulta delle associazioni che tanto si stanno impegnando e sono veramente un braccio importante dell'amministrazione con cui si sta collaborando in maniera efficace ed efficiente per tutta l'organizzazione estiva. Voglio ringraziare tutti i collaboratori, i colleghi, i consiglieri che stanno dando il loro contributo perché si possa ben organizzare, ben portare avanti questa La Terza Estate, e voglio ringraziare a Valeria Macri, Alessia Tria, Sabrina Sannelli e Erasmo Tamborrino. Giochiamo, atteggiatevi donne, vi dovete atteggiare, sentitevi donne, soprattutto sentitevi autoritarie, ok? Dovete sentirvi autoritarie, quindi le donne come sempre, normale, ok? Molto bene. La Consulta delle associazioni quest'anno conta più di 25 associazioni culturali iscritte. Tra queste siamo orgogliosi di avere delle associazioni composte da giovani laertini, e una di queste è l'associazione Pro Madonna delle Grazie, che questa sera ha organizzato un evento a dir poco entusiasmante, culturale, che racchiude all'interno lo spettacolo, il divertimento e le tradizioni. In effetti questa sera avremo uno spettacolo musicale che prende le tradizioni musicali laertine e pugliesi in generale. In questo modo, ma ci stiamo a fare? In questo momento, cari signori, facendo questo leggerissimo movimento, stiamo portando il passo base della pizzica. In questo momento siete dei ballerini di pizzica.